Mi divini ben trovati. Un breve brevissimo video per annunciarvi quella che è una collaborazione con una splendida ragazza toscana, Mistata Vale, Valentina, che ha un canale su YouTube. La nostra collaborazione in realtà è una condivisione, cioè ci siamo accordate, di trattare dei temi in comune, però con il nostro approccio personale. Ora, il nostro intento è quello di condividere con voi quelli che sono i nostri studi, le nostre esperienze, i nostri incontri, i nostri pensieri anche semplicemente. Quindi nessuno di noi due, credo di interpretare anche il pensiero di Valentina, vuole salire in cattedra e insegnare qualcosa, ma semplicemente offrire una sorta di piattaforma, che sarebbero i commenti sotto il video per poter scambiarci opinioni, consigli, insomma, argomentare insieme. E soprattutto per un po' abbattere questo muro di omertà. Infatti oggi più che mai si tende, forse per allontanare determinate tematiche, a non parlarne, a cercare rifugio soprattutto su YouTube, trovando appunto svago, un momento di spensieratezza nel seguire vari tutorial oppure canali più o meno divertenti, però è giusto che ci sia anche un momento di riflessione su tematiche molto più corpose e credo, senza essere ipocriti, insomma, siamo onesti, sicuramente tematiche che ognuno di noi affronta, ha affrontato o affronterà nella sua vita. La prima tematica che affronteremo è sull'handicap. È sicuramente un inizio poderoso, nel senso che l'argomento è immenso. Riuscire a fare una sintesi difficile, riuscire a parlarne in modo costruttivo ancora più difficile. Tuttavia ci si prova, insomma, nessuno di noi deve sostenere un comizio o chissà mai. Semplicemente lanciare lì una sorta di chiacchierata tra amiche, tra persone che hanno voglia di ascoltare e di commentare. Il canale di Valentina è un bellissimo canale, spreco ancora due parole, ma non sono proprio uno spreco, anzi un consiglio, nel senso che io ho pochissimi iscritti perché il mio canale è di apertura recentissimo, sono circa 3 settimane, quindi uno sputo di tempo. Il suo invece è molto ben consolidato e molto ben impostato. Vi consiglio di sbirciare nella cronologia dei suoi video. E mi piace darvi quelle che sono le mie impressioni, per in un certo qual modo consigliarvi, invogliarvi, anche se non ce n'è un reale bisogno. Comunque, io ho scoperto Valentina perché si è iscritta, è stata la mia seconda iscritta al canale, e ha commentato, e dal suo commento è nato il mio interesse. Quindi sono andata, come di solito faccio con tutte le mie iscritte, mettiamo così, cioè tutte coloro che partecipano a questa mia avventura su YouTube, e guardo, commento, e spesso e volentieri devo dire che questa è un'opportunità meravigliosa perché mi porta a conoscere persone che forse non avrei mai incontrato facendo le mie usuali ricerche, le mie usuali navigazioni. Comunque, dicevamo del canale di Valentina, è un canale di una persona che innanzitutto ha molto coraggio. Perché nel video di febbraio già lei per prima ha iniziato ad affrontare tematiche molto potenti, parlando della depressione postpartum. Ne ha parlato in modo talmente bello, talmente diretto e anche con un grande buon senso, però il tutto avallato e consolidato dalla sua esperienza, dai suoi studi, anche dalla sua passione, perché questa passione proprio traspare dal modo in cui ne parla, che insomma vi consiglio di andarle a vedere perché ha avuto veramente coraggio e dando lei per prima questa piattaforma di confronto, cioè offrendo un'opportunità di dibattito. Poi si vede che è un canale che propone dei contenuti di una persona che sta facendo una ricerca personale. Molto bello è l'altro aspetto, cioè quello di condividere per esempio altre sue passioni, come l'aver partecipato a un convegno che è inerente alla sua professione, ma un aspetto ancora più interessante, se vogliamo, è la sua coscienza nel consumo, o meglio, nel consumo consapevole. Cioè, lei si sta proprio educando a fare una sorta di uso dei prodotti in modo corretto per anche una ottimizzazione delle risorse. È molto bello, per esempio, il video in cui porta fisicamente nel suo bagno e inizia un percorso che è una sorta di insegnamento che in realtà dovremmo fare ognuna di noi.
Cioè, inizia con il dire ho due saponette sul lavabo, una mi piace molto, l'altra devo finirla, però devo finirla, quindi si impone il fatto che il prodotto acquistato deve essere terminato. Oppure si fa i complimenti quando dici ah, del dentifricio, oppure della crema struccante, del latte detergente, ne ho soltanto uno e qui sono stata veramente brava. E poi pian pianino passa nei vari cassetti, guardando i vari prodotti che ovviamente fanno parte del bagno di ogni ragazza, ma comunque di ognuno di noi. E per esempio c'è la parte sugli scrub o scrub corpo, dove addirittura prendo in mano questo scrub per le mani, tra l'altro di una marca buonissima che io conosco e utilizzo, e appunto dice avrei dovuto prima consumare quelli che sono i campioncini per fare un consumo ragionato e poi procedere all'acquisto di prodotti pieni. Quindi è molto bello perché è originale e si vede proprio che c'è del suo, cioè questa ricerca nel volersi migliorare, nel voler fare un qualcosa di ragionato, cioè un consumo ragionato e anche degli acquisti ragionati. Ultimamente si sta dedicando invece al biologico. Il biologico è un tema molto inflazionato, ci sono persone che ne parlano a sproposito, ci sono persone invece che ne parlano con competenza. Lei è una di queste, tenete conto che sta facendo una ricerca ovviamente molto dettagliata, quindi per esempio nell'ultimo video ha inserito tutta una serie di acquisti di prodotti perché deve ovviamente provare e quindi sono il frutto di decisioni appunto di prendere quel determinato prodotto per vedere, per verificare. Quello del biologico, dicevo, è un tema molto inflazionato, però è un potere che il consumatore sta iniziando ad esercitare prepotentemente, perché il fatto di iniziare a richiedere, prodotti di ottima qualità con meno schifezza all'interno fa sì che anche le case produttrici adeguino la loro offerta. Quindi, ci troviamo di fronte a quello che dovrebbe essere una legge economica fondamentale, ovvero che è il consumatore che orienta quelle che sono le leggi di mercato e invece non il contrario. Bene, io forse ho aggiunto anche commenti che non erano insomma, dovuti, però ci tenevo in particolar modo a farvi conoscere questa ragazza, a condividere con voi quello che io ho imparato da questa ragazza e mi spiace solo che ho pochi iscritti, però dovrebbe veramente essere seguita e seguita con attenzione perché fa un lavoro veramente molto bello e poi con grande umiltà e questo è quello che io preferisco sempre. Baci all'uva e